Poi inizia lo spettacolo con Klinsmann e Pagliuca che per due volte deve superarsi su altrettanti colpi di testa dell'attaccante tedesco. Incredibile l'occasione che la Germania butta al 20 al 35esimo, prima colpendo la traversa e poi sparando alto con Sammer, che forse è convinto di essere in fuorigioco. Al primo affondo l'Italia fa centro, Donadoni pesca bene di Nobaggio che di testa mette in rete. Siamo al 44esimo, ma appena un minuto dopo arriva il pareggio con l'ennesimo colpo di testa di Klinsmann, sul quale questa volta Pagliuca nulla può. La difesa italiana è fragile soprattutto sui palloni alti e passa solo un minuto della ripresa per il raddoppio della Germania. Il gran tiro di Müller centra il palo e Klinsmann rinsacca da posizione difficile. Massaro è entrato al posto di un evanescente Casiraghi, si rende subito pericoloso ma nessuno lo segue. Pagliuca si salva come può su un'incursione di Müller. A 5 minuti dalla fine è furibonda Mischia nell'area della Germania. Maldini, Massaro, ancora Maldini, ancora Massaro non riescono a concludere in rete. Ma in fondo la vittoria per la Germania è il risultato più giusto.